Ciao a tutti, miei adorati lettori, benvenuti con una nuova recensione. Il libro di cui mi accingo a parlarvi è un libro che ha veramente spopolato, che è piaciuto a tantissimi, di cui ho sentito soltanto cose belle. Infatti è stato anche per questo che mi sono finalmente invogliata a leggere, nonostante l'avessi comprato già da un pezzo. Ed è questo, The Witness Curse di Marie Rutkowski. Devo leggerlo perché ha un cognome un po' particolare. Primo libro della serie The Witness Curse. Mi accingo a leggervi la trama. In quanto figlia di un potente generale di un vasto impero che riduce in schiavitù i popoli conquistati, la 17enne Kestrel ha sempre goduto di una vita privilegiata, ma adesso si trova davanti a una scelta difficile: arruolarsi nell'esercito oppure sposarsi. La ragazza però ha ben altre intenzioni. Nel giovane Arryn, uno schiavo in vendita all'asta, Kestrel ha trovato uno spirito gentile a lei affine. Gli occhi di lui, che sembrano sfidare tutto e tutti, l'hanno spinta a seguire il proprio istinto e a comprarlo senza pensare alle possibili conseguenze. E così, inaspettatamente, Kestrel si ritrova a dover nascondere l'amore che inizia a sentire per Arryn, un sentimento che si intensifica giorno dopo giorno. Ma la ragazza non sa che anche la giovane schiava nasconde un segreto e che per stare insieme i due amanti dovranno accettare di tradire la loro gente, o altrimenti tradire se stessi per rimanere fedele al proprio popolo. Kestrel imparerà velocemente che il prezzo da pagare per l'uomo che ama è molto più alto di quello che avrebbe mai potuto immaginare. Questo libro è uscito per la leggere editore prima in ebook e poi in cartaceo qualche tempo fa, adesso non mi ricordo il mese esatto. E devo dire che la trama è leggerissimamente ingannevole, nel senso che la storia d'amore c'è, naturalmente la storia d'amore di cui viene accennata nella trama c'è, però gli eventi che susseguono a questa storia sono un po' più complessi. Mi spiego, adesso mi accingo a spiegarvi. Kessler, come appunto si avvinge dalla trama, è la figlia del generale Trajan, che è uno dei più grandi generali di questo impero, e ha raggiunto un'età in cui deve decidere se arruolarsi nell'esercito del padre oppure sposarsi, ma lei non è incline né al combattimento né al volersi sposare. Lei ha un animo da stratega, è molto intelligente, molto, molto acuta, riesce a capire le persone soltanto osservandole, conoscendole, riesce magari anche a capire se hanno dei segreti o qualcosa di simile, ed è appunto ha un'intelligenza molto fine e soprattutto ha anche molte abilità da stratega, sia in guerra che nella vita, diciamo, di tutti i giorni. Kessler è un personaggio che mi è piaciuto veramente tanto perché deglutisco tanto, perché ho la gola in fiamme, secondo me mi sto ammalando, oddio, speriamo di no. Comunque, mi scuso anche in anticipo se sentirete i cani abbaiare, ma sto registrando a un'ora, diciamo, non sto registrando di sera ma di pomeriggio, e loro abbaiano a tutto quello che passa davanti a casa mia. Comunque, tornando a noi, Kessler è un personaggio appunto molto particolare e molto bello, anche un personaggio femminile che in questo genere di storie possono sempre, di solito mettono dei personaggi femminili passivi in questo genere di storie, invece in questo caso abbiamo una ragazza molto tosta, molto determinata, con un carattere anche un po' ribelle, che appena vede appunto questo schiavo di nome Arin, si sente subito, diciamo, attratta da qualcosa appena lo vede. E quindi diciamo che succederanno un bel po' di cose. Appunto, voglio appunto soffermarmi anche sul personaggio di Arin, un personaggio dalle mille sfaccettature, un personaggio in cui niente è come sembra, nel senso che è uno spirito molto indomito e anche ribelle, perché comunque, ecco, mi accingo a dirvi che in questo regno i Valoriani hanno praticamente sottomesso gli Errani. Quindi diciamo che prima erano i Valoriani a essere inferiori, invece però poi hanno conquistato questo popolo chiamato Errani e li hanno ridotti in schiavitù. E quindi adesso gli Errani logicamente gli sono girati 5 minuti e non ci stanno più, diciamo, a farsi schiavizzare in quelle poi che sono magari state le loro case e comunque quella che era la loro terra. Rivogliono la loro indipendenza, rivogliono il proprio territorio che gli è stato usurpato da questi Valoriani e dall'imperatore praticamente. E quindi diciamo che Arryn appunto è una specie di patriota, è un ribelle, e appunto questo creerà non poche difficoltà nel suo rapporto con Kessler, perché comunque il rapporto tra i due c'è assolutamente, perché loro due si troveranno sempre più affini, sempre più vicini, con la nascita di un sentimento che comunque poi, dopo che succede il patatrac, chiamiamolo così, succederà un bel po' di avvenimenti, alcuni infausti, alcuni un po' meno, che metteranno a dura prova il legame che comunque avevano costruito nel tempo passato insieme. Questa storia è veramente molto intrigante e molto coinvolgente. Lo stile poi della
Rutkowski, scusatemi, devo guardare il nome perché non riesco a pronunciarlo, di Marie Rutkowski, è veramente molto fluido, molto dettagliato senza risultare pesante, poi le ambientazioni sono veramente spettacolari, per non parlare anche dei personaggi. C'è appunto la figura del generale Trajan, che è il padre di Kestre, che è un padre che capisce la figlia, cioè non è che la obbliga a fare quello che non vuole, anzi a volte la sta anche ad ascoltare perché appunto riconosce le sue capacità di stratega e anche di ragazza intelligente, insomma, ha cresciuto la figlia perché fosse, diciamo, sia un guerriero che però anche una donna che non si fa mettere i piedi in testa, ecco, detto papale papale. Poi ci saranno i personaggi di Jess e Rohan, che sono la migliore amica e, diciamo, il contendente di Kessler, insomma, il suo spasimante. Sono due personaggi che saranno molto vicini alla protagonista, le vogliono bene, praticamente uno in un modo e l'altro in un altro, e sono veramente due personaggi molto piacevoli che, nonostante il ruolo marginale, sono molto importanti appunto per la protagonista. E poi ci sarà il personaggio di Chet, spero di pronunciarlo bene, non so come si pronuncia perché appunto ci sono un sacco di nomi strani in questo libro, infatti me li sto ricordando, quindi brava me che di solito ho una memoria per i nomi pare alla sedia su cui sono seduta, che è appunto il, diciamo, chiamiamolo capo dei ribelli, ma vi starà qua dal primo all'ultimo capitolo che compare, ve lo posso assicurare. Invece vi posso assicurare che amerete il personaggio di Anne e neanche quello di Kessler. Questo qui è il primo di una serie, infatti si conclude con un cliffhanger pazzesco, però diciamo che non ti strappi i capelli in questo, però comunque io voglio sapere, quindi leggere editore, se stai guardando questo video, non ti azzardare a bloccare la serie, perché io devo sapere come finisce questa storia, devo sapere come finirà tra Krestrel e Arin e soprattutto come finirà questa, diciamo, guerra tra i Valoriani e gli Errani, e soprattutto voglio sapere tutto, io voglio il seguito, voglio il secondo libro di questa serie. So che è già uscito in lingua originale, quindi mi raccomando, leggere editore, non bloccare anche questa serie, ti supplico, perché veramente è una storia che merita. Io gli do un bel 5 stelle pieno perché sul serio mi ha coinvolto dalla prima all'ultima pagina, è riuscita a conquistarmi con i suoi personaggi così ben delineati e così intriganti, poi le ambientazioni sono veramente veramente belle, mi sono piaciute un sacco. Io poi questo tipo di ambientazioni di questi popoli, che di questi territori un po' particolari, un po' vasti, di valichi di montagna, di mercati, di deserti, cose così, di porti, di queste proprio ambientazioni tipiche del passato, io le adoro, mi piacciono tantissimo, quindi proviamo al massimo questa serie perché venga comunque conclusa in Italia, quindi approvato 5 stelle pieno e veramente consigliatissimo anche per gli amanti del genere fantasy, naturalmente. Bene, questa recensione si conclude qui, io spero che vi sia piaciuta, come sempre vi ricordo che nel post del blog in descrizione trovate tutte le info riguardanti il libro, ovvero trama, prezzo, casa editrice, numero di pagine, tutto quanto, troverete anche i link di Facebook, Twitter e Instagram, venite a trovarmi che mi fate tanto tanto contenta, iscrivetevi al canale, al blog se non l'avete ancora fatto, ricordatevi di cliccare sulla campanella così non vi perderete le notifiche quando metto un nuovo video, io vi mando un bacione immenso e ci vediamo alla prossima recensione. Ciao a tutti!